Certo, questo non esclude che i componenti delle commissioni di concorso possano essere avvicinabili, ma certamente è un passo notevolmente avanti rispetto a quello che hanno nel passato, un po' come quello che è accaduto per i revisori, che vedo che anche questo è un cambiamento epocale, voi siete abituati a vedere che i revisori, i collegi sindacali sono nominati dai politici, svilendo la funzione del collegio sindacale ovviamente. Beh, c'è una legge che è stata approvata in finanziaria, però nessuno gli ha dato risalto, tra l'altro firmata da me e Acerbo, che prevede che i revisori non saranno più scelti dalla politica o dal Consiglio regionale, bensì anche lì estratti a sorte tra coloro che hanno i requisiti e che fanno la domanda per farlo. Quindi la politica si fa un passo avanti in questo senso verso la trasparenza, che è quella di rinunciare a quello che era una cosa che tutti quanti insomma ritenevano quasi fosse appannaggio della politica, cioè secondo le leggi, la nomina dei collegi dei revisori, la componente dei componenti, insomma la nomina dei componenti delle commissioni di concorso. E si prevede anche un'altra cosa, vedete, siccome oggi per valutare, quando si valuta il concorso o comunque si guarda, non so, l'esperienza che uno ha avuto, si riguardano i titoli e così via, ma non si valuta una cosa, che è la capacità di gestire le persone e la capacità di gestire un meccanismo complesso di tipo organizzativo. Questo si dovrebbe fare anche per la politica e per i politici, ma questo di solito lo fanno i cittadini. Perché? Perché i requisiti che servono, o le caratteristiche che servono per essere eletti Presidente della Regione, per esempio, non sono le stesse che servirebbero per governare e amministrare bene budget miliardari, come quello della Regione Abruzzo, o un numero di dipendenti, 2.000 dipendenti, 1.500, 2.000 dipendenti. Cioè voglio dire che esistono delle cose. Allora anche qui sui nostri dirigenti, sui concorsi che ci saranno, vogliamo mettere questo aspetto, e per mettere questo aspetto dovremo mettere che nei componenti delle commissioni di esame ci sarà la possibilità di inserire esperti in selezione del personale, cioè persone che fanno le selezioni personali per le grandi aziende, nel momento in cui valutano le caratteristiche che non sono meramente quelle, diciamo così, dei requisiti normalmente richiesti dalla legge, mentre vorremmo un requisito della capacità, ovviamente, che sarà abbastanza discrezionale per certi versi, ma è pure una cosa sulla quale ci dobbiamo misurare, sul fatto di capire se le persone, i candidati, hanno delle capacità di essere in grado di gestire questi budget miliardari o questo numero di personale che poi uno ha sotto di sé. Per quanto riguarda il merito e la formazione, per noi sarà molto importante che le progressioni economiche di carriera, ma anche l'attribuzione degli incarichi all'interno dell'ente, siano oggetto di una selezione, e su questa selezione saranno titoli rilevanti per la valutazione positiva il superamento dei corsi di formazione che attestano una unità, diciamo così, un'alta professionalità acquisita. Non di corsi di formazione però che per tanti anni abbiamo visto come corsi di formazione discutibili, ma un corsi di formazione che verranno appositamente, diciamo così, istituiti addirittura per una scuola all'interno della regione, della pubblica, una scuola regionale di formazione e selezione che collabora anche con l'università, in maniera tale che il superamento del test, il risultato del test di formazione, dei processi di formazione, poi è essenziale per le progressioni economiche di carriera. Poi per il rapporto con i cittadini, l'ultimo aspetto, quindi vi ripeto, sono in sostanza, abbiamo flessibilità organizzativa e lavorativa, dirigenza intesa maggiore responsabilizzazione e valorizzazione del merito, trasparenza, merito e formazione, e rapporti con i cittadini, perché sarà necessario attivare l'ufficio per le relazioni pubbliche, e qui è prevista nella nostra legge una penalizzazione economica per il responsabile individuato dell'URP qualora non lo costituisca entro un certo tempo. Tutta questa cosa qui io so che ha già, come avete visto ieri, fatto sì che i sindacati prendessero una posizione molto dura. Io devo dire che sono meravigliato di questa posizione molto dura, perché, come l'assessore personale può tradirvi, questa normativa, questo progetto, i sindacati lo conoscono da tempo. Abbiamo mail
che dimostrano come i sindacati conoscano da tempo questo progetto, e ci sono mail dalle quali risulta che noi abbiamo chiesto suggerimenti, valutazioni, opinioni. Vi assicuro che non abbiamo mail dove di ritorno. Quindi, in un silenzio protratto durante tutta la fase di costruzione di questa normativa, quando si ha notizia che questa normativa andrà a finire in giunta, sarà portata in giunta, la presa di posizione è molto dura. Non mi sorprende, perché ognuno deve fare il suo mestiere. Ai sindacati dico che il confronto ci sarà, volentieri. Adesso noi approveremo come giunta questa legge di riorganizzazione, ci sarà poi un percorso consiliare, quindi ci sarà tutto il tempo di recuperare il confronto che pure noi abbiamo sollecitato attraverso mail e preventiva informazione delle organizzazioni sindacali. Credo anche che questo argomento sia un argomento che possa interessare per la sua strategicità anche il patto per lo sviluppo dell'Abruzzo, perché introduce dei principi chiaramente rivoluzionari rispetto a quello che c'è il rapporto tra la pubblica amministrazione, diciamo così, normalmente intesa. Però noi abbiamo la necessità di farlo, abbiamo l'obbligo di farlo. I dipendenti che lavorano, che più si impegnano, che si danno da fare, hanno interesse che questa legge si faccia. C'è la possibilità di vedersi riconosciute le qualità, c'è la possibilità di evitare l'appiattimento, c'è la possibilità in qualche maniera di avere delle formazioni, quindi delle progressioni di carriera che si fondano su una reale capacità formativa e quindi formazione, e può aumentare anche l'orgoglio di essere dipendenti della pubblica amministrazione e della Regione Abruzzo in particolare. Perché oggi purtroppo sia la politica sia la pubblica amministrazione, se voi andate a verificare il parere dei cittadini attraverso quei sondaggi che normalmente si fanno, sono accomunati in un giudizio fortemente negativo, mediamente. Allora abbiamo anche la pubblica amministrazione deve saper reagire, e i nostri dipendenti devono saper reagire costruendo un modello, diciamo, legislativo e organizzativo che possa far sì che le professionalità possano emergere e che non siano tutti uguali. Non sono mai stato per l'uguaglianza, io sono stato per l'uguaglianza delle opportunità, cioè un'uguaglianza di tipo liberale, che poi ti dà la possibilità invece di un percorso dove emergano le capacità, emergano, e quindi ci sono necessariamente le differenze, perché l'uguaglianza, non sono per l'uguaglianza socialista, che è il punto d'arrivo, io sono per l'uguaglianza di partenza, della partenza in tutti i sensi, delle opportunità, ma poi le differenziazioni devono emergere, perché se non emergono si disincentiva la persona che vuole lavorare, che vuole impegnarsi e che vuole crescere. Ecco, noi pensiamo in questa maniera di sprigionare, di avere la possibilità di sprigionare questo. Con i sindacati sono convinto che troveremo un accordo, perché con i sindacati regionali, mi riferisco ai sindacati, ai vertici regionali, abbiamo già affrontato tematiche di questo genere, li ho trovati molto disponibili a intraprendere questo nuovo percorso di cui la Regione Abruzzo sente proprio la necessità. Anche perché vi assicuro che per come sono le leggi in Regione Abruzzo rischia di avere molto più potere la burocrazia regionale che i rappresentanti eletti dai cittadini, che i cittadini possono cambiare. Cioè, l'importante, voglio dire, che perché i cittadini possono avere un ruolo importante anche nella scelta di chi amministra o chi governa quelli che sono, quello che è il bene pubblico, comunque quelle che sono le risorse che loro mettono a disposizione, i cittadini devono avere la possibilità di dare un giudizio negativo e di cambiarti. Non va bene Del Turco, arriva Chiodi, non va bene Chiodi, arriverà chi arriverà, o arriverà di nuovo Chiodi, se saranno, però saranno i cittadini a giudicare. La burocrazia non la giudica nessuno. E non può essere valutata tutta uguale. Quindi, sotto questo punto di vista, io credo che quello che noi stiamo facendo oggi è un atto, direi, di grande responsabilità, che riceverà probabilmente molte critiche, ma da molte critiche puntuali magari, ma avremo un forte consenso, magari silenzioso,
come sempre accade nelle vicende che riguardano la pubblica amministrazione o comunque che riguardano gli aspetti politici. Vorrei passare la parola adesso un attimo all'assessore, che vi potrà dire meglio di me alcuni punti che possono essere diciamo particolarmente delicati. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Volevo approfitto per magari così spiegare alcuni punti, per approfondire certi aspetti di ciò che comunque è già stato veramente spiegato in modo approfondito e penso anche molto chiaro dal Presidente. L'obiettivo della legge è quello di disegnare una regione moderna, una regione flessibile, una regione in cui l'azione amministrativa sia trasparente, efficace ed efficiente. In che modo? L'ha già detto il Presidente, ha già espresso il Presidente quelle che sono le linee guida, la flessibilità organizzativa e lavorativa, primo punto, primo aspetto. Qui mi vorrei soffermare un momento proprio sull'aspetto del venir meno della pianta organica di diritto, perché questa cosa ha creato un grande contrasto anche da parte della stessa struttura, forse perché come tutti i cambiamenti, il cambiamento fa paura, ma è un aspetto necessario proprio perché, come ha detto il Presidente, questa modifica permette di liberare risorse oggi parcheggiate e mal utilizzate all'interno del bilancio regionale. Dal punto di vista del personale in realtà non cambia nulla, perché quelle che erano le risorse che si potevano utilizzare prima si potranno utilizzare anche oggi, cioè noi oggi abbiamo risorse in bilancio regionale che comunque per il personale non possono essere utilizzate. Allora, parlare invece di spesa sostenuta nell'anno precedente, che per un vincolo nazionale è il nostro riferimento, vuol dire semplicemente andare comunque incontro a quella che è una legge nazionale che dobbiamo rispettare e andare incontro alle esigenze dei cittadini abruzzesi, liberando risorse che sono comunque bloccate e non utilizzabili per il personale regionale. Quindi la spesa diventa riferimento, faccio l'esempio, la spesa è stata 100, 100 sarà la spesa di riferimento. Oltretutto vi è anche l'obiettivo di una riduzione continua, certo, nel tempo attraverso l'informatizzazione, il miglioramento organizzativo, e se la situazione di fatto oggi ci costa 90 vuol dire che 10 è ciò che possiamo spendere. Oltretutto in questi anni vi è anche il decreto legge 78 che limita ulteriormente, perché cioè la pianta organica di diritto che cosa fa? In sostanza fa allocare necessariamente in bilancio delle risorse che vanno destinate, diciamo, al settore del personale, pur sapendo che siccome quella pianta organica di diritto non sarà mai raggiunta e non abbiamo intenzione di raggiungerla, anzi abbiamo interesse non a fare assunzioni, cioè siamo la politica al contrario, una volta avevamo interesse a fare assunzioni, ma abbiamo interesse a ridurre il personale, non sarà mai raggiunta quella spesa e quindi queste risorse vengono bloccate e non vengono utilizzate e liberate per altri fini che comunque possono avere a che fare con lo sviluppo. Questa è una cosa che noi non possiamo più tollerare, ovviamente, non avendo interesse più ad avere una pianta organica di diritto. Ci interessa la pianta organica di fatto, e quello diventa la spesa sulla quale fondare i bilanci futuri. Naturalmente tenendo conto che dovrebbe diminuire per effetto del turnover e comunque del turnover non coperto al 100%, giusto? Certo, perfetto, ho capito. Perfetto.